Allora, ciao a tutti, consigli per riprendere un UFO, visto che gli UFO passano continuamente, certe volte durante la giornata io ho provato più volte e faccio dei video di 1 minuto e poi li analizzo con chi lo vea e bisogna rallentarli per vederli perché passano ad alte velocità e più delle volte passano ad alte velocità e allora difficilmente, se non si rallenta il video, si notano. Poi un'altra cosa, chi vuole individuare una rotta UFO bisogna trovare una collina più o meno 800-1000 metri perché passano a quella quota lì loro. Di solito passano 20-30 metri sopra queste colline. Non lo so i motivi, ma io più delle volte li becco così. O se no prendere un aereo a fare dove. Come si dice? Un aereo che spruzza scie e seguire le scie tutte volte si beccano anche in quel modo lì. Ma no perché molti pensano che controllano le scie. Non controllano niente, secondo me è perché loro passano anche loro nel cielo come l'aereo e si notano perché ci sono queste strisce bianche, si notano di più magari. Comunque i cieli non dico che sono pieni, ma c'è un bel traffico. Perché a giudicare dalle foto che manda la gente. In tutta Italia, in tutto il mondo c'è un bel movimento comunque. Va bene, provate a fare questi video, non so, su 10 video, in 1 minuto sicuramente beccate qualcosa. Va bene, ciao a tutti.